Era con, ecco qua, la fiera del fumetto, troviamo dei fumetti qua di Alessio Cannova, ecco qua, vedete, grazie al nostro magico zoom ci fa vedere nel particolare il tratto molto originale, il colore perfetto di queste, di questi fumetti senza fumetti. Allora ne parliamo con l'autore Alessio, eccolo qua, sei uscito da un fumetto anche lui. Presentati. Ciao a tutti, sì, sono Alessio Cannova, qui c'è una selezione di tavole a fumetti e di illustrazioni. Le tavole a fumetti sono fatte con Photoshop, mentre le illustrazioni sono con l'acquerello. Quindi allora, alterno un po'. Allora, niente, cercavo di fare un po' di silenzio in giro e niente. Allora, qual è la particolarità di questi, di queste tue opere? Perché mi sembra chiamarli fumetti sia molto riduttivo. Ah sì, più che altro insomma io lavoro tanto sullo stile, insomma cerco di dare un certo impatto, insomma, sia con il colore che con le forme, cerco di caratterizzare bene i personaggi, insomma è quello che diciamo mi interessa di più. E poi sul tratto cerco, insomma, il fatto che c'è il colore, di non esagerare con il nero, ma nello stesso tempo insomma cerco di creare di più piani, insomma di dividere bene lo sfondo dai personaggi e dai vari soggetti. Quindi ecco, insomma, punto più che altro sì sul fatto che sia riconoscibile, su uno stile che colpisca, insomma, che riesca a rimanere nell'occhio, quello è la cosa che mi interessa di più. Come sei arrivato a realizzare il fumetto, appassionarti? Hai un passato da lettore o un passato da... Sì, anche un presente, nel senso che comunque la narrazione in generale mi interessa molto, insomma, la storia. Il disegno l'ho sempre, insomma, bazzicato, perché comunque fin da bambino anch'io ho sempre disegnato, sempre in qualche maniera, insomma, sono sempre stato attratto dalle immagini, eccetera, e quindi poi queste due cose si sono avvicinate e il fumetto è il perfetto connubio, appunto, fra storia, dialogo, regia, disegno, eccetera, quindi mette un po' tutto insieme le cose che mi appassionano. Ma scusami l'ignoranza, no? Che ci siamo conosciuti oggi, ma hanno un nome il tuo personaggio, la tua serie, questi qua che abbiamo? Questo è il primo fumetto che sto facendo, quindi è tutto in fase di... Quindi siamo i primi quindi queste sono le prime cose che hai già deciso, qualche nome, qualcosa? No, brand ci sto pensando, è tutto, perché sono ancora, insomma... Ci sono, insomma, alcune opzioni che... Anche perché poi deve essere googolabile univocamente, non deve essere qualcosa già inventato. Fuori, no, infatti, quando ci sarà il momento verrà fuori tutto. Verrà fuori tutto il brand. No, ma è bello cercare di diciamo... Però, ecco, vediamo che è già un prodotto di un livello altissimo. Beh, quindi grazie, siamo veramente piacere. Curiosi di vedere. Anche a te chiedo se ti troviamo sui social, da qualche parte. Sì, ho la mia pagina che si chiama come il mio nome, quindi Alessio Cannova, dove metto praticamente solo ed esclusivamente i miei lavori, quindi è abbastanza aggiornata, diciamo. Sì, sì, e specifica. Solo della mia arte, quindi... Lì c'è tutto. Quindi basta ricordarsi Alessio Cannova e niente, seguiamolo e magari più che follower diventiamo come si dice, dei tifosi. Mi piace molto di più. Ok? Bene, grazie. Grazie Alessio.